Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e con noi oggi Margherita Buffatti. Ciao Margherita! Ciao, buongiorno a tutti. Allora Margherita, noi partiamo sempre con una domanda, come dire, un po' per conoscerci meglio. Chi è Margherita artista e Margherita di tutti i giorni? Bella domanda. Beh, allora, io sono una mamma e una moglie, prima di tutto. Che ama la musica e che ha avuto questo diciamo desiderio nel cuore di iniziare a scrivere la musica e di incominciare a portare questo messaggio al mondo. Beh, questa è una cosa molto interessante, insomma, sotto ogni punto di vista. Senti, invece, qual è proprio il tuo background musicale? Quando è che hai incontrato la musica per la prima volta e hai detto questo sarà il mio strumento per comunicare? Allora, questo sarà il mio strumento per comunicare è nato 8 anni fa. E prima la musica ho studiato, ho suonato pianoforte, eccetera. Ho cantato perché il canto era la cosa che mi piaceva di più, però più che altro così come piacere personale, non avevo assolutamente pensieri di trasmettere qualcosa attraverso la musica. Questo è nato tutto 8 anni fa. Beh, diciamo, è un quindi diciamo, possiamo dire che sei una cantautrice, chiamiamola alle prime armi sotto ogni punto di vista. Quindi, possiamo dirlo tranquillamente. È nato dopo purtroppo un problema di salute che ho avuto, e da lì la musica mi ha aiutato tantissimo anche a superare questo periodo molto difficile, molto buio. E ho avuto appunto una persona che era la mia insegnante che mi ha detto: guarda che tu hai qualcosa dentro il cuore da trasmettere al mondo e secondo me tu sei in grado di scrivere la tua musica. E così inizialmente facevo un po' fatica a credere a questa cosa, però lei insisteva e così mi ha incominciato a incoraggiare. E da lì è partita tutta questo nuovo percorso, questa mia nuova vita, ecco, diciamo così. E questa è una cosa molto interessante dal punto di vista anche di comunicazione, nel senso la musica deve comunicare, no? Sotto ogni punto di vista. Che poi nasce proprio per quello, cioè per darci quel sentimento, insomma, che poi per ognuno è diverso, no? Quando noi ascoltiamo una canzone, chi la interpreta in un modo, chi in un altro, proprio perché in base al suo vissuto. E questa è una cosa che probabilmente solo la musica può fare, non c'è nessun'altra arte che può farlo. Esatto, veramente sì, sono pienamente d'accordo. Senti, com'è il tuo approccio invece con questo grande terremoto musicale che stiamo vivendo, no? Questa musica liquida, quindi tutti questi 50 milioni di brani, perché loro, le piattaforme pubblicizzano proprio questo nello smartphone, cioè quindi tutta questo materiale che arriva all'orecchio dell'utente. Ma io sono un po' all'antica, quindi mi piace ascoltare la musica di una volta, ecco, diciamo così. E infatti la mia musica esce un po' dai canoni che ci sono adesso. Però mi ha sorpreso positivamente perché ho visto tante risposte molto positive a quello che sto cercando di trasmettere, cioè proprio questo bisogno di speranza, di sapere che le cose possono cambiare. Di voler sentire dentro la gioia, l'amore, e quindi anche se vado un po' controcorrente con la mia musica, ci sono persone che sono state molto toccate e sono molto contenta per questo. E che poi tra l'altro, ecco, queste piattaforme ci hanno comunque dato questa possibilità, cioè di andarci a cercare quello che noi vogliamo cercare, cioè nel senso, esatto. Quindi possiamo fare uno screening più approfondito. Una volta i dischi si dovevano comprare, quindi magari compravi quelli del tuo artista preferito. Oggi invece è facile anche andare a sperimentare, no? Andare a trovare l'artista cileno, come, non so, l'artista giapponese. Oggi lo possiamo fare anche
low cost, diciamo così, perché poi il costo di queste piattaforme è molto easy, e quindi andare a cercare anche, ecco, delle perle che prima magari non potevamo ascoltare perché dovevamo acquistarle, invece oggi c'è questa grande possibilità che non da sottovalutare sotto ogni punto di vista. È vero. Senti, invece noi siamo molto curiosi di ascoltare la tua di musica, quindi direi di prenderci una pausa musicale. Ci ascoltiamo Alleluia, You Are My Freedom, e poi ne parliamo. The sun is shining. Siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV, questa è Music Destination, con noi Margherita Buffatti. Abbiamo appena ascoltato un tuo brano, l'ultimo brano, è uscito il 15 aprile se non sbaglio, e Alleluia, sì. You Are My Freedom. Parlaci un po' di questo pezzo, come ti arriva? Allora, questo è come tutte le mie canzoni, vengono da un momento che sento questa voce che mi dice siediti e scrivi. E a volte scrivo in inglese, a volte scrivo in italiano, e questa canzone nasce sempre per ringraziare proprio Dio per quello che Lui ha fatto nella mia vita, perché mi ha dato la libertà, perché quando si sta male, si ha una patologia che ce l'ho ancora, però Dio veramente mi ha guarita, mi permette di fare una vita normale. Si è schiavi di questa malattia, e invece Lui mi ha portato la libertà, ed è per quello il titolo della canzone è proprio Alleluia, You Are My Freedom, perché tu sei la mia libertà, cioè Dio mi ha dato proprio una libertà interiore, una pace nel cuore e la voglia di trasmettere questo agli altri, perché tutti la potrebbero raggiungere se vogliono, ecco, è questo che io voglio cercare di trasmettere attraverso la mia musica, perché questa pace Lui l'ha data a me, ma attraverso la musica Lui mi dice di al mondo che io questa pace la voglio dare a tutti. La famosa seconda chance, come si suol dire, no? Cioè, quindi l'opportunità di fare qualcosa anche per gli altri sotto ogni punto di vista, quindi ti rispecchia un po' la tua musica. Sì, anche perché siamo su, cioè io voglio, diciamo, in questo mondo voglio cercare di dare qualcosa agli altri, non di tenermi le cose per me,
e la musica è un mezzo che mi permette di dare, ecco, di dare. Senti, io faccio sempre una domanda a questo punto dell'intervista, specialmente dopo che abbiamo sentito il brano, faccio sempre una domanda che molto particolare, nel senso che tu già un po' mi hai risposto, che è quella di come tu scrivi, no? Io faccio sempre questo, chiedo sempre questa cosa, il tuo modo di scrivere è illuminazione divina oppure più ponderata da tavolino? Però già un po' mi hai risposto. Allora, forse più la prima, e poi ovviamente ci serve tutta la tecnica, lo studio e tutto quanto, però le cose mi vengono così, cioè io sento proprio, è la sua voce che viene dall'alto, che mi trasmette queste cose. A volte incontro una persona, questa persona mi parla e da lì mi viene da scrivere una canzone. Ecco, cioè, succede così. Infatti, oppure da uno stato, oppure da uno stato d'animo, che certo, può essere di allegria o anche uno stato d'animo di sofferenza in quel momento, e che mi porta a, cioè, io chiedo sempre, quando sono anche in uno stato d'animo negativo, trasforma questo stato d'animo, questo momento negativo, in qualcosa che possa portare benedizione, e lui mi detta una canzone. Questo è un argomento molto interessante. Tra l'altro, diciamo così, la musica è ispirata, diciamo, più alla spiritualità, ecco, sotto questo punto di vista, sì, come messaggio. Da noi, tra virgolette, è molto più settoriale, però ecco, in alcuni stati, non so, mi viene in mente per esempio, ecco, l'America, in cui la canzone nel mondo, diciamo, della religione, per esempio, è molto importante, cioè è molto forte. Da noi un po' di meno, pesa un po' più sotto gamba, però molti artisti importanti, insomma, anche un po' dannati, tra virgolette, mi viene in mente, non so, James Brown, per esempio, che comunque nasce comunque nell'ambiente, diciamo, della chiesa americana, sotto ogni punto di vista. Sì, certo, anche Elvis Presley era nato in un ambiente così, poi purtroppo il mondo può rovinare, quindi bisogna stare molto attenti, ecco, a non cadere nella trappola. Giustamente. Anche perché quando, quando arrivi al successo, magari molto giovane, insomma, sei preso un po' in un turbinio che è difficile frenare, no? Certo, assolutamente. Infatti sono felice di avere l'età che ho e di avere una maturità diversa di una ragazza di 18 anni, perché a 18 anni a 15, a 20, a 25 è più facile cadere nella trappola. Quando hai maturato determinate cose, cioè a me l'interesse non è quello di diventare famosa, l'importante per me è essere una brava mamma, una brava moglie, però Dio mi ha dato questo dono del canto, questo dono di imparare anche gli strumenti abbastanza facilmente, e lo voglio usare per trasmettere questo messaggio di amore, questo messaggio di speranza. Che poi è molto interessante questo, no? Cioè fare musica quando si è più grandi ci dà, tra virgolette, anche meno aspettative del famoso successo, no? Perché facciamo musica per un altro scopo, e quindi è molto più, tra virgolette, molto più tranquillo, cioè anche l'aspetto dei numeri, perché specialmente oggi che si guardano queste visualizzazioni, queste view, tutti questi grandi movimenti che ci sono all'interno delle piattaforme oggi. Cioè, esatto. Che questo, sì, è molto importante sotto questo punto di vista. Il messaggio è molto più chiaro. Certo. Senti, invece noi siamo più vicini alla nostra alla fine della nostra chiacchierata molto piacevole. Abbiamo le ultime due domande di rito. Allora, la prima, sappiamo che nel cassetto di un artista c'è sempre qualcosa in preparazione, no? O in lievitazione. Nel tuo cassetto che c'è? Nel mio cassetto c'è. No, nel mio cassetto c'è, sì. Ho proprio registrato oggi una mia ultima canzone, quindi vado sempre avanti, cioè nel senso non smetto mai. E poi pian piano, siccome ogni canzone ha una sua storia, mi piace che le canzoni vengano fuori lentamente, non velocemente, perché preferisco lavorare sulla qualità che sulla quantità.
E questa... Se una persona è interessata a quello che sto facendo, mi seguirà. Se una persona non è interessata, giustamente non posso piacere a tutti, farà meno di seguirmi. E questa è una perfetta filosofia sotto ogni punto di vista. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, vogliono ascoltarti, come e dove ti trovano? Allora, intanto io, diciamo, quello che uso di più è Instagram. Instagram, Facebook, però mi possono trovare, possono conoscere la mia storia sul mio sito, che è www.margheritamusic.com, e poi ci sono un po' su Twitter, dappertutto, cioè, cioè se si gira si trova, è che personalmente le cose che uso di più sono Instagram e Facebook. Instagram in particolare. Perfetto, quindi cari amici ascoltatori, andate su i motori di ricerca, se scrivete Margherita Buffatti la trovate, quindi Instagram, tutti i vari motori di tutti i vari social che ci sono, e Spotify ovviamente per ascoltarti. E quindi Margherita, grazie per essere stata con noi, per averci tenuto compagnia. Grazie a te, molto gentile, è stata una bella intervista. Linea alla regia.